Salve a tutti, siamo qui con un nuovo video. In questo video continuiamo a stare sulle Speed e Ferri. In questo episodio, ragazzi, avremo un compagno molto importante per la nostra lotta contro il crimine, che è esattamente lui, ragazzi, Shonky. In realtà si chiama Charlie, lo vedete, è proprio... guardatelo come si sta riposando in questo momento. È bellissimo, ha la sua cuccetta, ovviamente, qua alla stazione di polizia. Tutto quello che serve. Abbiamo ovviamente l'unità cinofila. Abbiamo anche un veicolo, una bellissima pandina, dopo ve la faccio vedere. Direi che adesso lo possiamo chiamare. Che ne dite? Ah, che è arrivato anche qualcun altro. Che non chiamiamo il controllo animali, perché basta chiamarlo Charlie. Eccolo qua, ragazzi, che è arrivato immediatamente. Perfetto. Quindi, che dici? Sei pronto? Siamo pronti per andare? Andiamo in pattuglia? Che ne dici? Bello. Ehi, guardatelo, ragazzi, quanto è simpatico. Bene, lui è simpatico con me, ma non è tanto simpatico con i criminali. Poi ve lo farò vedere, veramente lui ammazza di tutto. Lasciamo stare. Ogni tanto è stato ripreso anche per aver attaccato altre persone, non senza motivo, perché è un cane addestratissimo, è un super cane, super magico e tutto quello che volete. Però lui è stato colpito una volta e a risultato di questo, diciamo che ha controattaccato anche senza il comando. Vabbè, è un cane alla fine. Ma ragazzi, comunque, in ogni caso scendiamo, saliamo di sopra, torniamo in macchina, perché in effetti... Oh, che c'è? Tutto a posto? Mi ha tirato un abbaglione di quelli brutti. Dai, andiamo, forza, muoviti. Oddio, mi sa che abbiamo un ubriacona qua in polizia. Ma noi siamo solo qua per prendere il cane, che gliel'abbiamo ceduto un attimo a loro. Non c'è nulla di che. Ok, eccoci qua, ragazzi. Allora, benissimo, guardate che bella. Carabinieri cinofili, guardate, ci siamo preparati proprio con la macchina, abbiamo anche proprio la scritta sopra, quindi siamo assolutamente riconoscibili. È bellissimo. Quindi, amico Fritz, dai, andiamo su. Op, 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 op. Forza. Dai, non te lo ripeto due volte, Charlie, muoviti. Oh là, bravissimo. Ok, allora io so, ragazzi, che non andrebbe fatto così, andrebbe tenuto dietro con tutte le cose legate, con tutto Zep. Però dai, chi la rispetta questa cosa? Andiamo e basta, dai. Andiamo e basta. Ragazzi, allora avevamo ricevuto una chiamata, ma lui è importantissimo per gli inseguimenti a piedi. Quindi io direi, aspettiamo che arrivi qualche inseguimento a piedi o qualcosa del genere e possiamo buttarcici a capofitto proprio. Ci siamo, ragazzi. Partiamo. Abbiamo un inseguimento a Pillbox Hill. Oh, ok. Diamine, è una cosa urgente allora. Perfetto, ci siamo. Lo vediamo. Che diamine è stato? Non ho visto qualcosa. Non ho capito cosa, ma ho visto qualcosa. Attenzione. Andiamo. Aspettatemi, siamo un attimo rimasti indietro. Ok, attenzione. Facciamo fermare tutti. C'è già una volante dell'inseguimento, una volante della polizia all'inseguimento. Attenzione. Ok, ci siamo, li vedo, sono all'inseguimento di un SUV. Wow! Ok, è fuori uso, polizia fuori uso. Stanno sparando. Posso aprire fuoco, stanno sparando. Sono uomini armati, ho bisogno di... Inseguimento. Ok, backup, ho bisogno di backup per l'inseguimento. Grazie, ho bisogno di backup. Ci stanno sparando. Attenzione. Ok, gli sto dietro. Massima attenzione, veramente, sono armati e sono tanti all'interno del veicolo. Vediamo di fermarli senza... Oh mio Dio, guardate quanti agenti, tutti alle... Se entrano dentro una proprietà privata. Proviamo a bloccarlo dall'altra parte. No, agenti, cavolo. No, ecco, volevo bloccarlo dall'altra parte, volevo essere più intelligente di voi. Potevamo bloccarlo come niente. Colpiamolo alle gomme. Gomma colpita. Wow, è andato addosso a un altro SUV, ragazzi. Vediamo di stargli dietro un attimo. Cerchiamo di colpirgli le gomme. Cerchiamo di fermare questa folle corsa del veicolo. Oh, boom, sono andati a sbattere, incredibile. Adesso li fermiamo. Vieni Charlie, vai Charlie, prendili là. Vai lì. Oh mio Dio, ci pensano gli agenti. Oh, caspita. Ok. Oh, quello è armato. Oh mio Dio, aveva una pistola, la stava puntando contro la poliziotta. Avete visto? Non ho capito per quale motivo stavo con gli agenti. Cioè, nel senso, non ho capito perché stavo... Cioè, ho lanciato quelle cose lì, non l'ho capito. Perché ho lanciato i flare. Però va bene, ragazzi. Oh mio Dio. Eccoli qua, li abbiamo presi tutti e quattro. Concluso alle 18:40 l'inseguimento. Finalmente, abbiamo finito. E quindi siamo a posto, ragazzi. Solo che... Charlie, perché non hai attaccato? Io ti avevo chiesto di attaccare, caspita. Ok, abbiamo chiamato, ragazzi, un trasporto per loro. E adesso è pieno di agenti, comunque. Oh, diamine. Se la gestiscono loro, credo che il supporto sia arrivato. Dovrebbe esserci tutto. Mettiamo via l'arma. E... Ok, vedete che se li stanno gestendo loro. Alla fine erano più loro che noi, ma guardate quanti proiettili ci siamo presi. È incredibile. Perfetto, ragazzi, abbiamo una segnalazione. C'è un sospetto che ha assaltato un autobus pieno di persone molto violentemente. Adesso devo vedere esattamente di che cosa si tratta.
perché non ho ben capito che cosa sta succedendo qua. So solamente che la situazione potrebbe essere grave perché effettivamente ci sono delle persone in pericolo, quindi... Ok, andiamo a vedere. Ecco l'autobus, lo vedo ragazzi, ecco l'autobus. Ci mettiamo giusto davanti, investighiamo la situazione. Qual è la situazione? Perché vedo anche un bel po' di gente comunque. Scendi amico mio, scendi Charlie. E vediamo un attimo. Oh, parliamo con l'autista che è appena sceso. Salve, sì, meno male siete arrivati presto. Il tizio non ha pagato quando è salito. Vabbè, allora quindi devo entrare io. Gli ho chiesto numerose volte di pagare ma si è rifiutato. Quando gli ho detto che doveva uscire, allora ha iniziato a sbattere e era tenuto da qualche passeggero. Ho chiamato la polizia, è lì fuori. Ok, hai fatto bene a chiamarci, comunque ci parlerò adesso. Va bene, grazie gente. Ok ragazzi, ma io non ho capito. Mi sembra solamente uno che non vuole pagare e basta. Cioè, posso parlare con lei un secondo, signore? Cosa vuole, gente? Ma praticamente ho ricevuto una chiamata per un assalto all'autista dell'autobus. Cioè, ne sa qualcosa lei? Perché accusate me? Io non so, non ne so niente. Ma lei era all'interno dell'autobus almeno? Non serve che risponda a questa domanda. Mi la smetta di importunarmi con tutte queste domande. Questo qua c'è un caratteraccio. Oh no, oddio, sta scappando. Vai, Charlie, dov'è Charlie? No, non ci credo, adesso che Charlie mi serve. È rimasto indietro, è rimasto in macchina. Fermati. Amico mio, fermati. Fermo dove sei. Ah, la tua corsa è finita adesso, in questo momento. E non abbiamo neanche dovuto correre tanto, meno male. È finita adesso la tua corsa. A terra, giù lentamente. Bravi colleghi qua. Ok, lei in arresto. Ottimo, dobbiamo parlare all'autista per terminare la chiamata. Adesso io questo qua lo prendo, ragazzi, lo riportiamo giù di nuovo. Ah, hai provato a scappare, eh? Adesso vieni arrestato proprio per questo, perché hai provato a scappare. Quindi, sì, insomma, adesso ti leggo i tuoi diritti se vuoi, ma in ogni caso penso che tu li conosca. L'hai visto dai film, ormai si vedono nei film queste cose. In ogni caso, tu hai il diritto di rimanere in silenzio. Ogni cosa che direi potrà essere usata contro di te. Avrai diritto a un avvocato. Se non hai uno tuo, te ne verrà assegnato uno d'ufficio. E detto questo, ok, adesso ti riporto dove sei venuto, hai capito? No, perché queste cose non ci piacciono a noi in centrale, non ci fanno impazzire. Allora, lo rilasciamo un secondo che così parlo con il tizio qua. Intanto lui non scapperà probabilmente ormai. Ah, meno male che non l'hai fatto scappare. Ero preoccupato che potesse danneggiare qualcun altro e far male a qualcun altro. Non si preoccupi, adesso è finito tutto. Qualche idea per quale motivo è stato, cioè, mi ha assaltato in questo modo? Non ne ho idea, forse voleva speculare senza prove, non lo so. Ok, comunque, forse non lo sapremo per un po'. Ti farò chiamare da un detective molto presto, ok signore? Va bene. Intanto potrà dire dettagli. Ottimo. Perfetto, codice 4 ragazzi, abbiamo finito. Adesso questo qua gli farei un paio di domande. Hai bevuto? Hai sentito odore di alcol su di me? Ma non ne significa, anche se non sento odore di alcol magari potresti aver bevuto lo stesso. Vabbè, hai preso delle droghe di recente? No soldi, no droghe, anche perché mi sembrava che insomma tu ti stessi comportando un po' da drogato, ecco, se devo essere onesto. Vabbè, non soldi, no droghe, comunque questo è un comportamento da drogato, tra virgolette, ma va bene, forse perché non ha soldi non voleva pagare il biglietto? Potrebbe assolutamente essere, hai qualcosa di illegale con te? Sono un bravo cittadino, non mi sembra che tu sia un bravo cittadino, ma in ogni caso, dove stai andando? Da dove arrivi? Ho bisogno di aria fresca, ok, da dove vieni? Da casa del mio amico e vabbè, vivi qua vicino, posso accompagnarti? Perché sei così curioso? Semplicemente perché devo arrestarti, voglio vedere che cos'hai, ok? Quindi, so che non dovrei farlo qua, ma ho paura di te, non mi fido tanto di te, quindi ti vedo una persona che fa il furbo e quindi i furbi non mi piacciono. Infatti abbiamo trovato una pipetta con della polvere residua, una penna, una cartolina, una bustina di eroina e una PCP che dovrebbe essere anche sempre droga. Quindi pieno di droga, eroina, probabilmente crack o cose del genere, PCP. Questo è super droga, almeno c'ha la droga addosso, forse la voleva vendere. Jason Bay, non ho capito come si chiama, vabbè, comunque in ogni caso. Guardi, si giri un attimo per favore perché sono costretto a fare questa cosa. Non si preoccupi,
Deve solamente mettere la lingua qua. Io sono costretto a farlo, quindi lasci stare così com'è. Vediamo un attimo, ragazzi, perché è un comportamento da drogato, ma lui non è drogato manco per niente, ok? Quindi facciamo una cosa, mi soffi anche qua, che così, dato che la stiamo arrestando, così vedo tutto, intanto che arrivano le persone che se la devono portare via. Ed è un po' ubriacuccio, ma niente di che, niente di che, niente di esagerato, niente che non potesse effettivamente rispondere. Allora, io adesso mi metto dietro di lui, ok? Che gli dico, guarda, amico Fritz, eccoci qua, scusatemi, mi serve sulla boulevard del perro una volante, grazie. Eccoci qua. Lo facciamo portare via. Ah, mannaggia a te, Charlie. Mi servivi proprio in quel momento che c'era l'inseguimento e tu non eri disponibile. Sei una cosa... A volte sei una causa persa, veramente. Sei una cosa incredibile. Va bene, ragazzi. Abbiamo una chiamata a cui voglio rispondere. Si tratta di un veicolo distrutto. Un veicolo che probabilmente ha subito dei danni, ma non credo danni gravi. Credo sia semplicemente rotto, nel senso non parte più. Quindi adesso andiamo a vedere. Questa dovrebbe essere una cosa ordinaria. Nulla di che. Nulla anche della cinofila, sinceramente. Però portiamolo sempre con noi. Potrebbe essere sempre utile il compagno. Per la cinofila ci sarebbero altre cose da fare, ma adesso pian piano. Ok, eccoci qua, siamo arrivati. Allora, parcheggiamoci vicino a lui. Sembra che non riesca più a far partire, ma io devo anche capire per quale motivo è contro un palo. Quindi l'ha sbattuto lui. Vieni con me per favore, Charlie. Vieni con me un attimo, grazie mille. Vieni, vieni che controlliamo sto tizio che mi sembra un po' uno spacciatore. Salve, meno male che è qua, gente. La mia auto è morta. Ma c'erano dei segni di danni prima che smettesse di funzionare? No, gente, un minuto funzionava e poi quello dopo non funzionava più. Non ho avuto neanche il tempo di reagire. Ok, si calmi però. Dobbiamo muovere, già dobbiamo spostare la macchina il prima possibile. È vero che questo è un parcheggio privato, sinceramente non c'è nessuno, però qua è contro un palo, non mi sembra. Ok, chiamerò un carro attrezzi. Può rimanere un attimo qua e stare fuori dal traffico, lontano dal traffico e stare un attimo qua vicino? Certo, agente. Grazie mille. Ok, allora lui starà qua probabilmente. Adesso non ho ben capito. Semplicemente portiamo via il con un servizio qualunque, anche un mini carro attrezzi. Per favore, sulla South MO Milton Drive ho bisogno di un carro attrezzi, grazie. Bene. E adesso dovrebbe arrivare anche immediatamente. Infatti era già qua disponibile, l'avete visto. È sempre disponibile per noi agenti. Non so, vuoi controllare qualcosa? Vuoi dare una controllatina, Charlie? Che ne dici? Vuoi dare una controllatina al veicolo? Ma anche no, dai, lasciamolo stare sto poraccio. Ecco qua, signore, praticamente ho fatto. E siamo pronti. E eccoci qua. Ok, bene o male, questa era veramente una situazione stressante. Grazie mille per l'aiuto, agente. Non si preoccupi, riceverà una telefonata più tardi con tutte le informazioni sul suo veicolo, dove si trova e tutto quanto. Ok, sembra ottimo, grazie, si riguardi. Eccoci qua, niente di che, ragazzi, semplice semplice. Io sinceramente con Charlie vorrei un bel inseguimento a piedi, come quello che c'era prima, ma in realtà meglio, proprio perché serve a qualcosa. E poi vorrei fargli un po' annusare un po' in giro qualche cosa di critico, ma dopo vediamo. Innanzitutto si porteranno via il suo veicolo, noi siamo a posto, codice 4. Abbiamo ricevuto un'altra chiamata, si tratta di un veicolo strano. Wow. Non ho ben capito che cosa mi hanno detto in centrale, però ho capito che si tratta di un veicolo strano. E per veicolo strano cosa intendono? Non lo so, ma stiamo un po' allerta. Oddio, oh! Ma ci sono degli agenti che stanno... Ah no, stanno fermando un'altra persona, non c'entra nulla, ok. No, non c'entra nulla con la nostra chiamata. Ce ne sono un bel po' di cose da fare ultimamente qua in giro, avete visto? Allora, vediamo qual è l'auto strana. Ok, penso di vederla. No, quella è un'auto semplicemente lì al semaforo. Oh! Ok, questa l'ho trovata adesso, sì. E c'è effettivamente qualcuno dentro anche. Ok, scendi un attimo, Charlie, scendi un attimo. Vieni, forza, bravo. Salve, signore, salve. Salve, salve, come va? Mi potrebbe da... Oh mio Dio. Salve, potrebbe darmi un documento, qualcosa? Devo capire anche quest'auto. Quindi patente e libretto, per favore. Bo Darville, ok, mi sa dire qualcosa sul veicolo per caso? Mi può dare la targa è 48BQT902. Quindi io adesso vedrei un attimo un controllo del veicolo. Per favore, una macchina strana di targa 48BQT902. È stata rubata. È stata rubata. Ok, aspetti un attimo qua, signore, aspetti un secondo qui. Oh mio Dio, è stata rubata, ragazzi. Incredibile. Incredibile. Ecco perché era pure strano, infatti è un veicolo strano che non si vede tanto in giro, sembra proprio rubata. È stata rubata? Sì, registrazione valida, assicurazione valida, vediamo. Appartiene a Marco Antonio, che è una femmina, Marco Antonio, che è una femmina, ed è stato fermato una volta ha pescato senza licenza di pescare nel 2018. Che diamine di colpa c'ha? Nessuna, mi sembra. E invece Bo Darville è ricercato per furti di auto. E infatti l'abbiamo beccato proprio con le mani nel sacco con un furto d'auto. Vai, prendilo, Charlie, prendilo. Prendilo e fermalo, prendilo e fermalo. Bravo, Charlie, bravo così.
Alla fine era una scusa, ma bravo, bravo, bravissimo. Fermo, dove sei? Amico mio, stai fermo perché sei in arresto. Sei in arresto per furto di veicolo. Non so se lo sapevi, ma sei effettivamente ricercato per furto d'auto. E questa auto risulta rubata. Quindi lei è in arresto con l'accusa di furto di veicolo e resistenza all'arresto, perché era anche ricercato da tempo e abbiamo tutta la sua cronologia. Non è una gran persona. Quindi, ottimo ragazzi, io adesso chiamerei un trasporto per lui, ma chiamerei anche l'assicurazione che si porti via la macchina. Poi la ritorneremo al proprietario, naturalmente. La faremo portare via da loro prima. Quindi vediamo un attimo, chiamiamo l'assicurazione. Si tratta di una Z-Type. Ottimo. Sulla South Boulevard del Perro. Intanto sono arrivati gli agenti che se lo portano via. Invece per quanto riguarda il veicolo dell'assicurazione, eccolo qua. Sono arrivati in due, così uno prende la macchina e se la porta via, giustamente. Salve, salve, sì sì, prego, prego, prego. Niente, si figuri, buona giornata, stia attento al veicolo, che non lo sbatta, che secondo me questo è un veicolo che vale un sacco di soldi. Sai, tipo quei veicoli un po' strani, no? Che valgono un sacco, che sono tipo antichi. Charlie, dai, andiamo su. Ok, ragazzi, andiamocene via da qua. Ops. Facciamo finta che era il fuggitivo, quello che l'ha rubata, che l'ha graffiata. Dai, facciamo così. Ok, signori, abbiamo... Sì, ci siamo, siamo operativi. Ho appena ricevuto una chiamata per un inseguimento sulla... No, Portola Drive, quella in cui ci troviamo in questo momento. Rockford Hills, comunque, nella zona, nell'area di Rockford Hills. E ci siamo quasi, ragazzi, subito dopo il Beam Machine. Sì, 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 stiamo andando, stiamo andando. Siamo in piena, ragazzi, siamo in piena all'inseguimento. Vediamo esattamente di che veicolo si tratta. È già inseguito anche qua da una volante... della polizia. Si tratta, ok, di una BMW della polizia che sta inseguendo un pick up, un Bobcat, gli stiamo dietro, cerchiamo di fermarlo in tutti i modi. Non è troppo veloce, sta andando a velocità accettabili, sui 100 all'ora. Cerchiamo di bloccarlo in tutti i modi, in modo che non riesca a scappare. E oh, ha tamponato un'altra macchina, ha tamponato un altro veicolo. Sì, 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 non ti ricevo bene, ma sì, ho capito quello che intendi. Attenzione, 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 ragazzi, attenzione. Arresta il veicolo, arresta il veicolo. Arresta il veicolo, per favore, arresta il veicolo. Non te lo ripetiamo più, l'ultima volta. Fermati e arresta il veicolo. No, 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 accosta il veicolo. Accosta il veicolo, non te lo ripeto più. Sei... Non hai via di scampo. Non hai via di scampo. Oh, mamma. Ok, ragazzi, sta andando verso incredibile dentro la pista. Oh! Ha messo sotto tutti quelli del golf. Ha messo sotto tutti quelli che giocavano a golf. Abbiamo bisogno di un'ambulanza, ambulanza immediatamente. Supporto, supporto, ambulanza. Oh, diamine, 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 diamine. Intanto c'è la gente che li sta inseguendo. Abbiamo bisogno di un'ambulanza immediatamente qua. Vediamo come siamo messi. Sì, ci sono due persone a terra. Abbiamo bisogno dell'ambulanza, grazie mille. Abbiamo bisogno anche dei pompieri, se possibile. Andiamo, 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 andiamo. Mi ha mandato un'ambulanza sulla West Eclipse Boulevard, all'interno del campo da golf. Andrà rifatta completamente. Oh, diamine, stanno scappando. Sta cercando di scappare di nuovo. Sta cercando di uscire. Dobbiamo cercare di bloccarlo. Dobbiamo cercare di bloccarlo. Attenzione alle buche. Attenzione alle buche. No, non ce l'ho fatta per pochissimi secondi, ragazzi. Volevo bloccarlo da davanti per pochissimi secondi. Non ce l'ho fatta. Proviamo a metterci davanti a lui. Attenzione, attenzione, attenzione. Siamo quasi bloccati da un veicolo, però. E effettivamente devo stare un attimo attento, perché qua abbiamo in pericolo anche la vita di Charlie. Oh, attenzione. Anche perché è inutile. Oh, si è fermato, si è fermato, si è fermato, si è fermato. No, non lo riusciamo a fermare. Ha continuato la sua corsa, effettivamente è un pick up piuttosto grosso. È difficile fermarlo, è veramente difficile fermarlo. Fermo, 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 fermo. Ok, 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 ok. Fermi, 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 fermi. Ah, caspita. Fermatevi, fermatevi, fermatevi. Fermatevi, fermatevi. No, 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 no. Sei in arresto, sei in arresto, sei in arresto. Fermati, fermati, fermati. Anche l'altro, anche l'altro, anche l'altro. Fate scendere anche lui, fate scendere anche lui. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Eccoci qua, preso immediatamente. Preso immediatamente, preso immediatamente. Anche Charlie è sceso. Preso immediatamente, sei sotto arresto. Non so per quale motivo. Le sue palme delle mani stanno sudando, ma giustamente sarà in super agitazione. È una roba mai vista. Abbiamo preso tutti e due, ragazzi. L'inseguimento si è concluso alle 19:21. Io chiamerei un trasporto per loro, ovviamente, perché non ci interessa poi così cose, dato che trasportiamo tutti e due i sospetti in un veicolo unico. E farei portare anche via questo veicolo qua sulla Dorset Drive, per favore. Dorset Drive, un Bobcat. Ok, quindi mi serve un carrozzeria abbastanza grande. Ma in effetti abbiamo tutto quello che ci serve, ragazzi. Nulla di che, nulla di che. Quindi siamo praticamente a posto. Nulla, nulla che ci interessa più di tanto su questa chiamata, perché effettivamente ci sono anche i poliziotti che ci stavano già pensando, ci si stavano occupando loro della situazione. Ecco che è arrivato il carro attrezzi, che adesso si porta via il veicolo. E infatti eccolo qua arrivato.
abbiamo fatto tutto, ragazzi. Io direi che terminiamo qua questo video. Lasciate un like se questo episodio vi è piaciuto, ragazzi. Iscrivetevi per nuovi episodi su SPDFR come questo, ragazzi, perché ce ne sono stati tantissimi e ce ne saranno altri. Quindi in descrizione c'è il link del mio Instagram, mi raccomando, seguitemi lì. Ma anche The Dirt RP, che sarebbe il mio server. Se volete giocare come poliziotti, non serve che comprate nulla, non serve che pagate nulla, non serve che scaricate nulla, non serve che facciate nulla. Se volete, potete giocare come poliziotti dentro il mio server, insieme anche a me. Quindi basta semplicemente che andate nel link in descrizione, c'è scritto Dirt RP. Se non lo trovate, scrivete Dirt RP, D-I-R-T-R-P su YouTube. Lo trovate immediatamente, ragazzi. Si tratta del mio server 5M, c'è proprio un video che ho fatto a riguardo. Potete entrarci anche voi e potete giocare come poliziotti. Avete già tutto, le sirene, le auto, tutto quello che volete. E potete arrestare anche me, volendo, perché effettivamente anch'io faccio un po' il criminale. Quindi detto ciò, grazie a tutti. Arrivederci, ragazzi.